Sono Maurizio Darai, un ex pilota di motonautica e sono qui per darvi dei consigli su come gestire la navigazione in laguna. In laguna i canali navigabili, cioè dove noi dobbiamo navigare con la barca per evitare le secche, sono conterminati da delle bricole. Le bricole possono essere singole, un palo singolo, o pali a gruppi di tre, come adesso vedremo. Com'è che io posso per certo sapere se sono in canale? Beh, se ho sia a dritta che a sinistra le bricole, basta che ci stia in mezzo, come è in questo caso. In questo canale, come vediamo, abbiamo bricole a dritta e abbiamo bricole a sinistra. Se invece avessimo una sola fila di bricole e non abbiamo cognizione di dove siamo, allora c'è un sistema molto semplice. Le bricole sono tutte numerate e i numeri sono dalla parte in cui tu devi navigare. Quindi se io leggo il numero vuol dire che sono nel canale. Se sono dalla parte sbagliata della bricola, il numero non lo vedo. Adesso ci stiamo avvicinando a un'altra bricola che, come vi dicevo prima, è un gruppo di tre, perché siamo su un canale navigabile dove passano anche imbarcazioni molto importanti. La vedremo adesso qui alla mia dritta, tra qualche secondo ce l'abbiamo. Vedrete che hanno un catarinfrangente e un numero. Se noi vediamo il catarinfrangente e il numero, siamo sicuramente in canale, altrimenti andiamo subito dalla parte opposta, perché vuol dire che stiamo navigando sulla secca. Eccola qui, ce l'abbiamo qui adesso sul fianco, vedete, al numero 26 e al catarinfrangente sopra, quindi siamo dalla parte corretta. Adesso vediamo anche un'altra cosa, che è una meda di segnalazione. Sarebbe una struttura piantata nella terra, infatti si chiama meda per quello. In questo caso vedete che è la verde, ci sta indicando che noi stiamo entrando nel porto. Quando noi entriamo in un porto, il verde lo troviamo a dritta e a sinistra troviamo il rosso, entrando nel porto. Uscendo chiaramente è esattamente l'incontrario. Infatti vedete che di là, nel lato sinistro, c'è la meda rossa. Sono segnalate anche di notte, rispettivamente, con una luce rossa e una luce verde. Quindi anche la notte non possiamo sbagliare. Quando arriviamo a un bivio di un canale o una biforcazione, oppure ci sono dei canali che incrociano, troveremo una bricola particolare. Anche questa è una meda, perché è piantata sul fondo, ed è una bricola con uno dei pali che formano la meda più alta degli altri. Adesso la vediamo qui alla nostra sinistra e sicuramente avrà un catarinfrangente con un colore che ci dirà dove dobbiamo andare. Eccola qui, vedete che ha il catarinfrangente rosso? Vuol dire che questa bricola va tenuta sul lato sinistro, e vedete che sull'angolo invece verso di là c'è il verde, perché se arrivi dal canale dove c'è questa biforcazione, ti avverte che questo invece va tenuto sul lato di dritta, cioè a destra. Se noi venissimo dal canale che abbiamo alle spalle, questa bricola andrebbe tenuta a destra. Il regolamento, non vi ho detto prima, prevede che si navighi al centro dei canali. Io mi sono avvicinato molto per farvi vedere la bricola, ma in realtà il regolamento prevede si naviga al centro, e quando si incrocia un'altra barca che viene, un'altra unità che viene in senso contrario, entrambe accostano la propria dritta, che sarebbe la propria destra. In nautica la destra non esiste, c'è la dritta. Vuol dire che io, se sto incrociando un'altra barca, come ho fatto, mi porto vicino alle bricole della mia dritta. La stessa cosa deve fare la barca che stiamo incrociando, deve andare alla propria dritta e avvicinarsi alle bricole che sono dalla parte di là.